Oh no. Ciao ragazzi, io sono Verge, The Gaming Tonight, e benvenuti in questo nuovo video. Video molto particolare oggi. Simo, sei pronto a spiegare come sei diventato judge? Sì, allora, prendi Piccole il premesse. portafoglio, vai dalla Konami, esci 500... no, scusa. Se no, no, magari poi ci credono pure. No, 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 il cazzo. Allora, Allora. prima di mostrare la procedura, Simo, adesso Dimmi. seriamente, delle piccole precisazioni da fare, che sono doverose. Prima di tutto, prima Sì. di richiedere di diventare judge, di fare il test, perché si fa un test, cosa devi sapere? Innanzitutto devi leggere le carte, devi sapere il PSCT, ad esempio il when, l'if, il must, must be, must first, punti e virgola, due punti, and if you do, destroy, send, il target, if, then, vabbè, tutte le cose che, tutte le congiunzioni che mettono sulle carte. Quindi tutto il PSCT, che è una regola che è Sì. stata introdotta una decina di anni fa, forse un po' di più anche. Sì, mi sono più o meno 10-12, una cosa del genere. Seconda cosa. Devi studiarti le policy del torneo e le policy sulle penalties. Anche Sì. perché non è che tu dici ti puoi campare un ruling per aria. Il ruling è scritto sulla carta, devi riuscire a interpretarlo, punto. Non è che, ad esempio, questa cosa è successa da noi al local l'altra volta, proprio con Luca, tra l'altro. Gli hanno fatto contro Forbidden Droplets. Su Appollusa stava succedendo che gli facevano diventare Appollusa a zero di attacco. Sbagliato, perché a differenza di Lost Wind, Forbidden Droplets dice dimezza l'attacco, poi nega l'effetto, ma dice dimezza l'attacco. Quindi fino alla fine del turno l'attacco è dimezzato. Alla fine del turno, se non è stato distrutto, diventerà zero perché ha l'effetto negato fino alla fine del turno. Ma prima di esso è e rimarrà dimezzato. Il ruling è scritto sulla carta, va solo interpretato. Infine, un'ultima cosa che io ti ho chiesto prima di tutto quando sei andato a fare, cioè quando hai fatto l'esame da judge, è stata: ma c'è bisogno di avere un tot di partite come su Dueling Book giocate per No, richiedere di diventare non è judge? richiesto nulla di ciò, è semplicemente richiesto la comprensione delle carte e delle policy. Ok, detto questo, mi mostro la scena dove è presente il sito. Allora, voi per trovare questa pagina dovete semplicemente scrivere Judge Program e il primo risultato, Konami Judge Program, dal sito americano di Konami, di Yu-Gi-Oh!, avete questa bellissima pagina che vi fa vedere effettivamente come funziona. Io adesso, Simo, ti condivido lo schermo, così... Vabbè, ce l'ho aperta io, non ho quel Ah, ce l'hai problema, l'ho aperta tu, aperta perfetto. apposta, sì. Perfetto. Quindi, vi ritrovate davanti a questa pagina. Allora, come vedete sulla pagina c'è il bellissimo logo del judge, poi ci stanno le FAQ sul judge program e ti mette le FAQ da judge program e sulle demo. La demo che cos'è? La dimostrazione del gioco nel caso state ad una fiera. Sì, per dimostrare il gioco dovete fare il livello 1 della demo. Poi, vabbè, la lista non contatela perché la lista è solo dei judge americani, quindi potete ignorarla lì se siete europei, non ci arriverete mai, perché questo è il sito americano. Poi vengono messi dei link, vengono sparati dei link per dire, uè, bello, guarda che tu devi fare questi per superare il judge. Stanno tre link. Il primo è il ruling comprehension di livello 1, che vuol dire che ci sarà questa scheda di mezz'ora che dovete risolvere in mezz'ora, in cui vi verranno elencati dei ruling e voi dovete capirli e rispondere a quei ruling. Domanda, dato che Sì. hai menzionato il tempo, loro hanno un metodo per controllare quanto tempo ci stai mettendo? Credo li ho sempre finiti prima i due cosi qua. Cioè, no, il ruling 5 minuti l'ho fatto, le policy un po' di più perché sono un pochettino più complicate dei ruling, le policy da applicare. Ma non sono mai arrivato alla mezz'ora, ma credo che sia tipo una cosa che la pagina si vede automaticamente arrivata alla mezz'ora, Io credo. adesso la apro, Sì, vediamo, aprendone una, fa inserire mese, data, anno e poi ti fa premere e poi ti fa mettere la costi dopo. Enter. E poi ti fa mettere la COSSI, quindi è tutto registrato. La COSSI che cos'è? Quando dovete andare a giocare ai tornei avete una Konami Card, la richiedete nel vostro negozio di fiducia. Dietro a quella Konami Card c'è scritto il numero di questa carta che sta sotto al codice a barre. Quella è la vostra COSSI, è il vostro numero identificativo, siete dei codici per la Konami. Sì. Ah, se la perdete siete fottuti perché non potete richiederne un'altra, in teoria.
neanche in pratica dovreste, però non so se poi ve la fanno fare un'altra o no. Vabbè, in pratica dipende perché potete andare in un altro negozio, dato che il negozio Sì. non vi ha registrato se, non, se è la prima volta che ci andate, il negozio dove andate potrebbe farvi una nuova COSI. Ecco, per chi ha le COSI vecchie come me, la COSI nera vecchia, tutta Brutta, non la rovinata, potete cambiare. brutta, non la potete cambiare, non potete chiedere una COSI nuova perché non vi piace più quella vecchia. Sì, quindi stavo dicendo, il ruling comprehension è quello che dicevo prima sulle carte, basta leggere, anche perché vengono scritti proprio gli effetti delle carte che vengono citati, quindi dovete leggere gli effetti delle carte e in base all'effetto ci sarà la risposta adeguata. Poi le policy comprehension sono le policy dei tornei e le policy delle penalties. Queste vanno, sono quelle che sono soggette a cambiamenti, ad esempio è stato permesso adesso il double sleeve, prima non era permesso, oppure se succede X cosa, ad esempio un'attivazione illegale di carta, oppure per 5 turni entrambi i giocatori si dimenticano di avere Dark and Beyond One sul terreno, come si deve procedere? Queste sono delle policy, queste sono policy di torneo e di penalties, perché in entrambi i casi ci sono sia torneo che penalties. Dovrete rispondere a queste domande con le varie risposte in base alla penalità adeguata per quella. Giocate illegale. Esatto. Poi c'è la demo, che se volete fare anche la demo, se volete fare alla fiera le dimostrazioni per il gioco. Andando sotto vedete un'altra cosa, ovviamente è diviso in livello 1 e livello 2. Il Ruling Comprehension di livello 2 lo potete fare soltanto agli eventi maggiori, ad esempio YCS. Infatti c'è Non scritto qua, a potete livello 2 i test di farlo certificazione in perso. sono Esatto, in perso. offerti. Se scendete sotto ancora ci stanno scritte le varie cose che dovete fare e da dove potete capire quello che vi serve. Infatti, se vedete nel Ruling Comprehension ci sta il rulebook, quello che dovete fare, ad esempio, in this test is designed to evaluate your knowledge of Yu-Gi-Oh's basic game mechanics and how the cards interact with one another. È quello che vi viene richiesto durante l'esame. Ad esempio, invece, nelle policy comprehension viene chiesto: this test is designed to evaluate your knowledge of Konami tournament policies in order to advance in the Konami Judge program, you must pass this test. Quindi dovete riuscire a capire qual è la penalità adatta da attuare ad una persona se fa determinato errore, oppure a tutte e due le persone se fanno determinati errori. Vabbè, la demo è opzionale. Poi, se volete fare il test di livello 2, che adesso non si può fare ovviamente, dovete Perché non si può leggervi fare, specifichiamo, quello perché dato che si può fare che sta il soltanto di Covid. persona, c'è il Covid e non ci sono eventi ufficiali, tipo YCS. Poi ci stanno scritte altre informazioni sul livello 1 del test. Qui sotto, ad esempio, i judge devono essere superiori a 16 anni, serve la COSI valida, devi fare 80% del test per superarlo, bla 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 bla, ve le leggete voi. Una E poi cosa stanno. che non sembra essere specificata, non so se tu la sai onestamente, ma se hai avuto un ban da Konami per comportamento negativo da player, questo va ad inficiare sul tuo esame da judge? Non ne ho idea, non lo so, non sta scritto, non viene specificata questa cosa. Vabbè, sicuramente Konami ne terrà occhio. Sì, se penso che questo viene fatto perché quando fai l'esame, cioè sei stato bannato, penso che sia scritto nel loro database e se tu fai richiesta di telejudge, penso che diciamo ti tengono d'occhio oppure ti rifiutano un paio di volte prima. Non ho idea, sinceramente, non sta scritto, non è specificato. Perfetto, Anche comunque perché il ban di come... solito non è mai perma, è Eh sì, tipo infatti è mesi, momentaneo. ma non so se dopo 5 mesi vieni riammesso senza avere la fedina penale, diciamo, oppure viene tenuta, non ho idea questa cosa. Questa è una E cosa poi molto c'è l'ultima cosa importante, cioè che che potete fare il test più di una volta, quindi se lo sbagliate, se uscite dal tempo, non vi preoccupate, lo potete tranquillamente rifare. Se sbagliate a fare il torneo, sì, se sbagliate a fare il test per una volta, non è che la vostra COSI rimane segnata lì come COSI fallimentare. Avete sbagliato il test, quindi non potete più rifarlo, perché avete messo la COSI e quindi venite riconosciuti. No, ma potete farlo più di una volta il test, cosa molto importante. poi l'ultima cosa sono informazioni sul test di livello 2 che va fatto in persona. Infatti ti dice: i livelli 2 sono disponibili a YCS, WCQ e UDS. Solo a Non quei tipi di potete eventi. farli ai local e ai regio. Solo a questi tre tipi di eventi. Quindi, Simo, quando vieni al YCS,
Ti vai a fare il corso di livello 2? Di sicuro lo vado a fare se vado all'OSS, ma andare fino a Milano apposta a posto per fare il test, No, vabbè, sinceramente. quella è una cazzata. Anche se secondo me, boh, oddio, non so perché te lo fanno fare in real, onestamente. È per vedere che non stai cittando. Beh, sì, effettivamente potresti aver ragione. Prende tra i 20 e i 45 minuti, Ma solitamente. quello, Sì, come si chiama? quello. Quello in persona. Quello Infatti in dice, secondo me, persona. rappresentati, non sai tu il grade your test. Mentre quello di livello 1, per C'è superarlo, mezz'ora di tempo. devi utilizzare mezz'ora di tempo massimo e devi fare un 80% o superiore di risposte corrette. Quale secondo te è la più complicata delle Le policy sono più complicate perché hanno molte più categorie da coprire. Le policy te le devi studiare, te le devi imparare, perché non è che stai a un torneo e aspetta, vado a vedere sul sito della Konami cosa devo applicare. Non funziona così. Devi ricordarti che se succede determinata cosa, ad esempio c'è un giocatore che fa finta di non attivare un effetto che lo farebbe perdere, ad esempio un effetto mandatorio tipo quello di Dragoni Atlantico, quello lì, come cazzo si chiama? Come Sì, si usa Dragoni in Atlantici. Mermaid? Quello che non puoi fare la battle, come si chiama? Esatto. Ah, Muliglasia. L'effetto di tutti gli Elemental Lord è che se vai al cimitero non puoi effettuare la prossima battle phase. Quell'effetto non puoi scordartelo, perché a parte che è mandatorio, non è una cosa che tu dici attivo l'effetto e non posso fare battle phase. È una cosa mandatoria che si attiva a prescindere. Tu non puoi andare al prossimo turno e dire battle phase, perché non puoi entrarci. Se tu vai in battle phase, chi è il possessore di quella carta riceve game loss. Chi sta contro riceve un warning. Quindi ricordatevi che il possessore della carta viene sempre penalizzato di più dell'avversario, perché nonostante tutti e due i giocatori devono mantenere un game state corretto e pulito, tu sei obbligato a conoscere tutte le carte del tuo mazzo e tutti gli effetti delle tue carte. Non puoi andare ad un evento non sapendo quello che fa una carta o facendo finta di non ricordarti. Verrai sempre penalizzato di più del tuo avversario. Queste sono regole, e le regole delle penalty e delle tournament policy sono tantissime, che vanno imparate per forza, non puoi skipparle. Mi raccomando ragazzi, se volete diventare judge, voi vivete di policy, letteralmente. Perfetto, avete saputo tutto quello che vi serve per diventare judge? Niente, andate ad insegnare ruling sbagliati alla E gente. andate a dire che si può negare Exodia, mi raccomando. Infatti, perché poi sarete dei... Konami sarà fiera di avere dei judge così. E Sì. niente, ovviamente si scherza. Noi ci vediamo domani con il nuovo video. Troppo rapido. Ciao ragazzi.